Buongiorno a tutti, proseguiamo le conferenze del pomeriggio di domenica e abbiamo il piacere di presentare, ho il piacere di presentare personalmente, visto che l'ho già ascoltato un paio di volte e sono veramente entusiasta dell'informazione che ci darà, è Mario Berveglieri, pediatra, l'alimentazione vegan in età pediatrica. Per voi Mario Berveglieri. No, non posso andare avanti semplicemente. Buongiorno, buongiorno a tutti, quindi io mi chiamo Mario Berveglieri, il tema è quello dell'alimentazione base vegetale in età pediatrica. Se non si sente me lo dite, se ci sono delle curiosità o delle cose poco chiare potete anche intervenire immediatamente. E per quanto riguarda poi le diapositive, chi dovesse essere interessato le può chiedere all'organizzazione oppure le può chiedere anche a me direttamente e verranno inviate. Quindi il tema è quello dell'alimentazione a base vegetale che affronteremo con questi capitoli. Intanto la definizione, la conoscete tutti, insomma le diete vegetariane si dividono in lato ovo vegetariane e vegane, a seconda che siano conservati nel lato ovo vegetariane i cibi animali indiretti, oppure non siano nel lato ovo vegetariane, oppure siano del tutto assenti i cibi animali, naturalmente quelli diretti, ma anche indiretti, in quelle vegane. Sono entrambe diete ampiamente basate sull'uso variato di cibi di origine vegetale. La cosa che volevo dire è che dal punto di vista poi della salute e delle eventuali integrazioni, oggi non si considerano più grandi differenze fra queste due tipologie di diete, perché in ogni caso le loro caratteristiche nutrizionali sono molto simili, in quanto una dieta vegetariana, latto-ovo vegetariana, scusate, corretta, è comunque una dieta a basso tenore di cibi animali, come dovrebbero essere tutte le diete per avere caratteristiche di salute. Sapete che le motivazioni delle scelte sono tantissime e non sono oggetto dell'approfondimento di oggi. Comunque le principali sono naturalmente scelte legate alla salute, all'ambiente, etiche, eccetera. Voglio solo ricordare come in età pediatrica sia significativo anche il fatto della comunicazione di una dieta che rispetta fin nel piatto la vita in senso lato. È una dieta quindi che dà una la dieta a base vegetale dà una comunicazione importante, insomma, di rispetto per la vita al bambino. Quali sono le posizioni scientifiche? È sempre giusto chiarire, poi soprattutto
in certi momenti, anche parzialmente oggi, c'è sempre confusione, si può, non si può, qualcuno dice che non sia possibile, anzi molti dicono che non sia possibile, persino delle persone apparentemente molto competenti affermano che tutto sommato una dieta vegetariana e soprattutto una dieta vegana è poco compatibile, anzi addirittura qualcuno dice non lo è, con le esigenze di un organismo in crescita, in particolare nelle prime età della vita. Quindi, però qui non, naturalmente io non devo portare delle mie opinioni personali, devo semplicemente riferire di quelle che sono le eventuali posizioni su questo argomento da parte delle associazioni scientifiche, perché le associazioni scientifiche, soprattutto pediatriche, naturalmente associazioni indipendenti, non legate naturalmente all'industria alimentare, si sono espresse su questo argomento e la loro opinione è effettivamente molto importante. Perché? Perché l'espressione di la posizione di una società scientifica è una posizione che tiene conto dei risultati degli studi e dei lavori, non è basata su nulla, è basata su solide fondamenta. Quindi è molto importante andare a vedere quali sono le posizioni scientifiche. Poi, indipendentemente questo dal fatto che si senta questa affermazione o altra affermazione, è importante sempre fare riferimento a dei dati radicati e basati sull'evidenza scientifica. Questa è la posizione della maggiore associazione di pediatria al mondo, che è l'associazione Accademia Americana di Pediatria, che già nel 77 si è espressa su questo argomento, affermando che anche i vegetariani puri, vegani, possono essere ben nutriti se selezionano la loro dieta con attenzione. Nell'ultima frase voi vedete scritto che sono documentati anche dei benefici nutrizionali seguendo una dieta vegetariana ben equilibrata. Quindi non solo, dice la maggiore associazione di pediatria al mondo, la dieta è salutare, ma dà anche dei vantaggi in termini di salute. Dei vantaggi, e quali sono? Andiamo a vedere quali sono questi vantaggi nell'ultima riga. Rarità dell'obesità e tendenza a livelli più bassi di colesterolo. Ma sono vantaggi importantissimi in età pediatrica, perché una dieta non corretta è una dieta, come la dieta occidentale, è una dieta che determina le malattie croniche. La principale malattia cronica, la prima, la madre di tutte le malattie croniche, è il sovrappeso e l'obesità. Poi nel tempo il sovrappeso, non in tutti, ma nella maggior parte delle persone che mangiano in modo occidentale, e cioè cibi animali tutti i giorni, farine raffinate, zuccheri, le persone che mangiano in questo modo sviluppano, tendono a sviluppare con maggiore rischio il sovrappeso e poi le malattie croniche occidentali, che sono diabete, l'ipertensione, l'infarto, alcuni tipi di tumori, eccetera. Quindi in età pediatrica il fatto che non ci sia rarità dell'obesità e tendenza a livelli più bassi di colesterolo significa che fin da subito vengono poste le basi per la prevenzione di tutte le malattie croniche in età futura. È una posizione molto importante. È una posizione che è stata, guardate bene, che è del 77, ma è sempre stata ribadita dall'Accademia di Pediatria. Ve lo faccio vedere, questo è il libro di nutrizione pediatrica edito dall'Accademia Americana di Pediatria, che ne rappresenta la politica, insomma. E vedete che loro affermano, siamo nel 2013, questa è l'ultima edizione, c'è un capitolo intero sulle diete vegetariane. Le diete vegetariane soddisfano le necessità nutrizionali di bambini e adolescenti. Se sono ben pianificate, monitorate, continuano a dire che danno dei benefici per la... Cioè, in 30 anni, dopo 30 anni, la continua uscita di lavori sulle diete vegetariane permette a questa associazione di continuare a ribadire che le diete vegetariane sono salutari. Naturalmente, come tutte le posizioni scientifiche, questa è una posizione che può modificarsi nel tempo. Nel caso specifico, in 40 anni è stata continuamente ribadita.
vi faccio notare che l'affermazione importante della definizione della posizione scientifica è che le diete devono essere ben pianificate. In tutti i casi, quando si parla di dieta, sia che noi parliamo di dieta vegetariana, ma potremmo parlare di dieta macrobiotica o altro, è chiaro che se parliamo di dieta deve essere qualsiasi dieta ben pianificata, e cioè conforme a quelle che sono i riferimenti fondamentali di quel tipo di dieta. Quindi non basta dire dieta vegetariana, occorre che la dieta vegetariana sia ben pianificata. Dopo vedremo che cosa significa dieta ben pianificata. Anche la maggiore associazione di dietologi al mondo, che è l'ADA, si è espressa, ogni 5 anni ribadisce la propria posizione. Voi vedete, questa è l'ultima posizione, e vedete che affermano che le diete vegetariane ben pianificate, quindi sempre il solito concetto, comprese le diete vegane, sono salutari e danno dei benefici. E poi vedete le ultime frasi, potete constatare che dice: queste diete, se ben pianificate, sono appropriate per tutti gli stadi del ciclo vitale: gravidanza, allattamento, prima e seconda infanzia. Quindi una dieta vegana ben pianificata è idonea per la gravidanza, per l'allattamento, per lo svezzamento, per la prima infanzia e così via. Questa è la maggiore associazione di dietologi al mondo. L'Accademia Americana di Pediatria, sempre nell'ultima edizione, propone le diete vegetariane come una misura di prevenzione nei confronti proprio dell'obesità. E ribadisce ancora che le diete vegetariane possono soddisfare le necessità dei bambini se correttamente pianificate. Nel 2015 escono anche le linee guida americane, che riconoscono ufficialmente lo stile vegetariano come uno stile salutare. Questa è la rivista Un pediatra per amico, che probabilmente conoscete. Nel 2015 dedica un numero di approfondimento alle diete vegetariane, ne esaminano tutti gli aspetti, fanno notare come la freccia indica appunto questa frase, fanno notare come la dieta vegetariana di fatto sia una dieta molto simile alla dieta mediterranea vera, naturalmente, quella che abbiamo seguito per molti millenni, almeno in una parte del nostro territorio, che è riconosciuta per le sue valenze salutari e che è basata su che cosa? Sugli stessi alimenti su cui è basata l'alimentazione vegetariana, cioè sull'uso dei vegetali, delle verdure, frutta, cereali integrali e sull'uso prevalente dei legumi come fonte di proteine. Uno degli autori era Pier Marini, che voi forse conoscete per il suo libro Io mi svezzo da solo. È stato anche recentemente intervistato e ha ribadito il suo parere. In questo caso siamo di fronte al parere di una singola, di un singolo studioso, e non alle posizioni di una società scientifica, come abbiamo visto precedentemente. L'alimentazione vegetariana, con i dovuti bilanciamenti e le dovute accortezze, e sana, lo è anche per i bimbi, e questo la scienza lo sostiene da anni. Abbiamo visto le posizioni prima. L'alimentazione vegetariana viene considerata idonea verso la fine in blu, in qualsiasi fase della vita, nel bambino o nell'adolescente, non occorre nessuna accortezza se non quelle che occorrono per tutti. Anche il Ministero della Salute ha affrontato il tema delle diete vegetariane e vegane. Questo è il quaderno del Ministero della Salute del 2015, redatto in occasione dell'Expo. C'è un capitolo intero sulle diete vegetariane. Io ho estratto una parte
che potete leggere sotto, è noto che una dieta vegetariana conferisce protezione dalle malattie cardiovascolari, il concetto di benefici dal punto di vista della salute che abbiamo visto prima, protezione verso alcuni tipi di neoplasie, in particolare colon, tratto gastroenterico e vie respiratorie, e sia associata a una riduzione di mortalità per tutte le cause. Va bene? La dieta vegana sembra offrire un'ulteriore protezione dall'insorgenza di obesità, ipertensione, diabete mellito, tant'è vero che l'Accademia Americana di Pediatria la propone per la prevenzione primaria del sovrappeso. Anche la Fondazione Veronesi ha redatto un documento che si può scaricare da internet, dedicato tutto alla dieta vegetariana, e la definisce una scelta sostenibile e salutare per noi e l'ambiente in cui viviamo. Ma la stessa Società Italiana di Nutrizione Umana, molto, molto autorevole, che opera da tempo nel nostro paese e che raccoglie studiosi molto importanti nel campo della nutrizione, nel 2015 ha, con un gruppo di studio, ha redatto un documento, che anche questo si può scaricare da internet, sulle diete vegetariane, e fa riferimento all'adeguatezza e alla salubrità delle diete vegetariane equilibrate. Equilibrate cosa significa? Ben pianificate. E, in riferimento ai due modelli principali, lato ovo vegetariano e vegano, quindi anche la principale società italiana di nutrizione, cioè la SINU, affronta con molta tranquillità il tema delle diete vegetariane e vegane. Tutte queste posizioni, ma ce ne sono anche altre, adesso per ragioni di tempo io ne ho presentate anche alcune, solo alcune, danno quindi una immagine di grande tranquillità sulle diete vegetariane e vegane, e tutte queste società, composte da studiosi di diverse discipline, pediatriche non, e di diversi paesi, tutte si esprimono con molta tranquillità e affermano che le diete vegetariane sono ben pianificate, sono idonee a tutte le età della vita, compreso le prime età della vita, compreso la gravidanza, eccetera. E molti fanno notare, e ci sono anche qui i lavori, come non ci siano differenze nella crescita tra bambini che seguono diete vegetariane e diete vegane. Nonostante questa tranquillità, diciamo dal punto di vista scientifico, voi sapete come ci sia un ribollire di posizioni e di iniziative che tendono a mettere in luce pericolosità insita nelle diete vegane quando vengono proposte nelle prime età della vita. C'è veramente un po' di confusione. Se leggiamo la letteratura c'è molta tranquillità e molta autorevolezza. Se invece leggiamo i giornali o ascoltiamo le proposte politiche, notiamo che invece c'è molta diffidenza o addirittura molto pregiudizio. Quest'ultima proposta è volta a imporre come reato, in realtà non l'applicazione di una dieta vegana, ma una dieta priva degli elementi essenziali per la crescita. In realtà tutto questo è dovuto al fatto che forse c'è poca chiarezza sul fatto su che cosa significhi esattamente una dieta vegetariana ben pianificata. Perché una dieta vegetariana ben pianificata non dà nessun problema, anzi, come affermano le società scientifiche, dà dei vantaggi in termini di salute, dà notevoli benefici. Io stesso posso testimoniare, ma la mia opinione vale di singolo professionista, vale ben poco a confronto di quelle delle società scientifiche, che i bambini che seguono anche fin dallo svezzamento una dieta vegana
ben pianificata, non hanno problemi di sorta, crescono benissimo, stanno bene, anzi si ammalano probabilmente molto meno degli altri. Dico probabilmente perché dei grandi studi che comprovino questo fatto, che è molto ben constatabile, non ce ne sono. Ma che cosa si intende quindi per dieta vegetariana ben pianificata? In realtà le indicazioni ci sono, ce ne sono tantissime. Si possono recuperare dalla letteratura. Questi due libri che vedete elencati a destra mettono in evidenza, uno è il libro di nutrizione di cui abbiamo parlato prima, mettono in evidenza gli aspetti fondamentali, che non sono difficili, però ci sono alcuni aspetti che devono essere seguiti obbligatoriamente. Uno di questi riguarda la vitamina, la famosa vitamina B12, la cui sottovalutazione nella dieta vegetariana o vegana può portare a dei problemi acuti e eclatanti, che finiscono poi per portare l'attenzione su singoli casi pur rari sotto i riflettori, insomma. Quindi sono tantissimi i testi che si occupano di, anche i lavori che si occupano di definire che cosa si intende per dieta vegetariana ben pianificata. In realtà le cose sono abbastanza semplici. Allora, le possiamo così sintetizzare in questo modo. Una dieta vegetariana è ben pianificata, prima di tutto quando contiene i seguenti gruppi di alimenti. Quindi giornalmente sono presenti nell'alimentazione alimenti che appartengono alla categoria delle verdure, della frutta, dei cereali, in particolare cereali integrali. I cibi proteici devono essere prevalentemente o anche esclusivamente vegetali, e quindi rappresentati dai legumi e dai loro derivati. Devono essere presenti in piccole quantità, ma comunque è una quantità importante, semi oleaginosi e frutta secca, poi vedremo il perché. Il grasso di riferimento è costituito dall'olio extravergine d'oliva, e non ci devono essere cibi e bevande zuccherate. Questa immagine, questa composizione, in realtà è una composizione del tutto analoga alle indicazioni per una dieta salutare che riguarda tutta la popolazione, non solo i vegetariani, perché se andiamo a vedere le raccomandazioni per tutta la popolazione, da parte di società scientifiche come il WCRF, eccetera, che si occupano di diete salutari e che non sono società vegetariane, bene, queste raccomandano tutte di basare l'alimentazione quotidiana su un'ampia varietà di cibi di origine vegetale per tutti. Due punti specificano quali sono questi cibi: le verdure, proprio come qui, la frutta, proprio come qui, i cereali integrali, proprio come qui, e i cibi proteici dovrebbero essere i legumi, per tutti. Questo fa pensare una cosa, e cioè che in realtà, se si parla di alimentazione salutare, non ci sono grandi differenze fra un onnivoro, un vegetariano e un vegano, perché tutti hanno questi stessi identici riferimenti. L'unica differenza sarà molto limitata come frequenza, e sarà legata al fatto che una o due volte alla settimana l'onnivoro sostituirà i legumi, peraltro dovrebbero sempre costituire il cibo proteico di riferimento, con i cibi animali diretti, propri dell'alimentazione onnivora, e il latte ovo vegetariano sostituirà uno o due volte alla settimana i legumi con i cibi animali indiretti, cioè uova e latte, che costituiscono la caratteristica proteica delle diete latto-ovo vegetariane. Questo se si parla di diete salutari. Però non tutti oggi seguono delle diete salutari. Abbiamo degli onnivori che consumano cibi animali non tutti i giorni, ma più volte al giorno. E ovviamente per gli onnivori che seguono una dieta di questo tipo, che è una
è la migliore assicurazione possibile che si ha per raggiungere il più presto possibile una o più malattie croniche, per chi segue un'alimentazione di questo tipo, ovviamente sembra che la dieta vegetariana o vegana ben pianificata sia una dieta estrema, mentre in realtà se si esaminano questi modi di alimentarsi con la lente della salute, improvvisamente si scopre che tutti i riferimenti sono identici per queste categorie, perché tutti devono consumare in questo modo l'alimentazione, cioè devono avere una composizione giornaliera identica a questa, basata sulle verdure, la frutta, sui cereali integrali che nessuno consuma, sui legumi. Anche per gli onnivori i legumi dovrebbero essere la fonte prevalente di apporto proteico. L'unica vera specificità delle diete a base vegetale è rappresentata da quello spicchio giallo. Nelle diete a base vegetale è necessario prevedere anche un apporto di semi oleaginosi e frutta secca per tanti motivi. Uno, ve lo dico subito, è legato all'apporto di acidi grassi poliinsaturi di tipo omega 3, come fa una persona che non assume cibi animali, in particolare pesce, ad avere il giusto apporto quotidiano di cibi di omega 3, di acidi grassi poliinsaturi, appunto con una adeguata assunzione di semi oleaginosi. Quindi, alla domanda, ma come deve essere una dieta vegetariana ben pianificata? La risposta è: giornalmente deve essere articolata sul consumo di queste tipologie di alimenti. Non è difficile se ci pensate, la frutta è di solito sempre presente in qualche momento della giornata, o nella colazione o agli spuntini, la verdura sappiamo tutti che dovrebbe essere sempre presente, perlomeno a pranzo e a cena. Ovviamente quando i bambini sono piccoli la verdura magari sarà sotto forma di brodi di verdura, nelle persone grandi sarà invece la verdura fresca. I cereali sono la base della nostra alimentazione e tutti consumiamo già a partire dalla colazione cereali, però qui si fa notare che i cereali devono essere integrali o semi-integrali, cosa che nessuno utilizza. I cibi proteici vegetali, questi sono la novità, che dovrebbe essere però per noi, non dovrebbe essere una novità, perché noi veniamo dalla dieta mediterranea e nella dieta mediterranea, al tempo dei Romani, al tempo dei Greci e comunque fino a metà del secolo scorso, nella dieta mediterranea, laddove veniva ancora praticata in modo corretto, prevedeva l'utilizzo giornaliero dei legumi, insomma, come fonte di riferimento. Quindi non è una dieta assolutamente complicata da mettere in campo, basta conoscere gli elementi fondamentali, insomma. Ma non basta dire che ci devono essere queste categorie di alimenti. La dieta è ben pianificata se è anche correttamente integrata, e qui probabilmente si compiono spesso quegli errori che poi possono avere delle conseguenze a volte purtroppo di rilievo clinico molto importante e anche di rilievo naturalmente giornalistico di grande impatto. E le integrazioni di cui ci dobbiamo interessare riguardano la vitamina B12, la vitamina D e anche il DHA. Vi faccio notare una cosa che è di un certo interesse. Queste integrazioni, in realtà, noi adesso ne trattiamo per le diete vegetariane, per le diete vegane, ma sono integrazioni che riguardano tutti. Sono integrazioni che riguardano tutte le persone, qualsiasi sia il loro stile alimentare. Vi faccio l'esempio della vitamina B12 che viene sempre posta in evidenza per quanto riguarda le diete vegetariane. Ma se uno segue una dieta salutare a basso tenore di cibi animali,
quindi consumando cibi e animali diretti solo una volta o due alla settimana, probabilmente di vitamina B12, di integrazione di vitamina B12 ne ha bisogno. Probabilmente quella è una persona che non raggiungerà mai le situazioni acute che determinano una carenza di vitamina B12 importante e evidente clinicamente, però probabilmente sono persone che viaggiano con valori subottimali di vitamina B12 che hanno dei riflessi non favorevoli sul metabolismo. La vitamina D è una vitamina che riguarda tutti. Voi sapete che qualsiasi sia il tipo di dieta che seguiamo, solo all'incirca il 10% della vitamina D può essere garantito dalla dieta. Il resto viene garantito attraverso la formazione cutanea, attraverso il sole, no? Ma per tanti motivi, in parte legato al cambiamento delle abitudini, in parte legato, almeno qui nella pianura padana, all'inquinamento in alte quote, tutte le persone, 98-99% delle persone, quando vanno a controllare la propria vitamina D, rilevano sempre delle condizioni di carenza. Quindi l'integrazione con vitamina D, almeno nel periodo invernale, quando comunque l'esposizione solare si riduce al minimo, è una integrazione da fare. E anche per quanto riguarda il DHA, certo, i vegetariani e i vegani sono sempre portati a, hanno anche il merito di riflettere molto su quello che fanno. Molto probabilmente potremmo anche dire una cosa, che la dieta ideale, la dieta perfetta, almeno dal punto di vista nutrizionale, probabilmente non esiste, ma i vegetariani hanno almeno il merito di approfondire, di affrontare il tema della dieta, riconoscendo i punti laddove siano necessari delle eventuali integrazioni. Io incontro anche molti onnivori che ritengono invece di avere una dieta, diciamo, ultrasicura, garantita dal fatto di consumare di tutto, ma in realtà, per esempio, sono onnivori che consumano il pesce una volta o due alla settimana e tutti gli altri giorni naturalmente sono in carenza di omega 3, ma come onnivori non si pongono mai il problema. I vegetariani invece di solito queste cose le affrontano, le conoscono bene e vogliono senz'altro risolvere. Proviamo quindi ad affrontare alcuni aspetti relativi ai nutrienti, perché noi abbiamo il nostro obiettivo è, con una corretta pianificazione della dieta e con una corretta integrazione, il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avere una dieta che mi assicuri tutti i nutrienti nella quantità necessaria in qualunque età e in qualunque stato fisiologico o patologico io mi trovo. Cominciamo proprio dalla vitamina B12, che è quella che tende a essere sempre al centro dell'attenzione, perché su questa vitamina c'è anche molta confusione. Ci sono anche così gruppi che tendono a affermare che non è necessaria, non è indispensabile l'integrazione con vitamina B12. E io posso anche dire che forse, probabilmente, in una gran parte di persone, forse è così. Perché se io vado a riprendere i miei vecchi libri di medicina, era scritto chiaramente nei libri di medicina, fra i compiti della flora intestinale, fra i ruoli della flora intestinale, c'è quello di produrre anche alcune vitamine, fra cui la vitamina B12. Ma la domanda è, se noi non controlliamo la vitamina B12, noi siamo proprio sicuri che la nostra flora intestinale in tutte le situazioni sia in grado di produrre questa vitamina B12? Siamo proprio sicuri che la nostra dieta, che introduce anche inevitabilmente, inconsapevolmente, nonostante noi cerchiamo di fare le scelte più appropriate, la nostra dieta che finisce per introdurre anche sostanze inquinanti, persino antibiotici indirettamente attraverso
non i cibi animali diretti, ma i fertilizzanti, eccetera, siamo proprio sicuri che la nostra dieta sia in grado di mantenere una condizione di eubiosi, quindi di sviluppo ottimale della flora intestinale, in grado di garantire la vitamina B12, che poi venga assorbita dal nostro stesso organismo? Forse sì, ma noi non lo possiamo sapere con assoluta certezza. Comunque, la vitamina B12 è una vitamina prodotta esclusivamente da batteri, appunto, forse anche dai batteri del nostro intestino, ma ripeto, non lo possiamo sapere. Gli animali erbivori non hanno bisogno di introdurre la B12 perché mangiano l'erba così com'è, quindi è contaminata da batteri, da funghi che producono la B12. E quindi nessun erbivoro, dall'elefante al rinoceronte, al toro, eccetera, ha bisogno di supplementi di vitamina B12. E noi perché abbiamo bisogno di supplementi? Semplicemente perché la frutta e la verdura la igienizziamo, giustamente la laviamo, quindi togliamo quelle patine di contaminazione che però garantirebbero la vitamina B12. E se la vitamina B12 non viene tolta attraverso il lavaggio, può essere tranquillamente riammessa con un integratore che deriva semplicemente dalla vitamina da batteri, perché la vitamina B12 degli integratori è prodotta da batteri. Anche i carnivori non producono la B12, loro risolvono il problema mangiandosi un erbivoro, oppure negli animali allevati, anche gli animali allevati hanno lo stesso problema di approvvigionamento della B12, ma dipendono in questo caso dai mangimi, e quindi anche qui ci può essere il problema di chi si nutre di, ecco perché dicevo all'inizio che la carenza di vitamina B12 può interessare anche gli onnivori, perché negli animali che provengono dagli allevamenti intensivi, questi animali non mangiano i cibi che mangerebbero in natura, mangiano frumentone, soia, cibi quindi molto diversi da quello che sarebbero le loro scelte, e questi cibi possono anche, se non adeguatamente supplementati, possono essere parzialmente carenti di vitamina B12, o comunque non assicurare la vitamina B12 che sarebbe necessaria anche per la nostra prego. Certo. Come lei ha affermato, nella frutta e nella verdura non lavata ci sono batteri che producono nel nostro intestino la B12. E ho sentito appunto affermare da medici, e ho letto in varie fonti, che appunto sarebbe sufficiente il consumo di frutta biologica non lavata per sopperire a qualsiasi carenza di B12. Questa osservazione è un'osservazione ragionevole, ma noi abbiamo bisogno della sicurezza, cioè noi se una persona mi dice io mi controllo la mia vitamina B12 nel sangue 2 volte all'anno, siccome è una vitamina che si accumula, tutto sommato il controllo può essere anche non molto frequente, bene, allora mi sta bene, ma se io non mi controllo la vitamina B12 io non posso fare affidamento su nessuna fonte vegetale con sicurezza. Io non posso essere sicuro che quella contaminazione sia adeguata per garantirmi l'apporto di vitamina B. E siccome la carenza e gli effetti di una carenza acuta sono veramente inutilmente spaventosi, secondo me è un gioco che non vale la pena, è un rischio che non vale la pena correre. Caso mio, sto sperimentando su di me, sono 3 anni che sono vegetariano, vegano, prevalentemente fruttariano, cioè al 90% consumo frutta, e tutti gli anni ho fatto le analisi e ho analisi perfette sia di B12 che di altri dati, però questo è, diciamo, una sperimentazione limitata a me stesso. E ho letto
quindi non è una sperimentazione su di me, ma una lettura, che anche le integrazioni non sono mai assimilate totalmente dall'organismo, che quindi la B12 dovrebbe essere naturalmente integrata, diciamo, da alimenti naturali e non sintetizzata, perché così, ho letto più volte, non è diciamo assimilabile in maniera sintetizzata, non è assimilabile totalmente dall'organismo. Così le chiedo se ne risulta. Noi dobbiamo naturalmente garantire l'apporto di vitamina B12 in tutte le situazioni, come ho detto prima, in tutte le età della vita e in tutte le situazioni fisiologiche e patologiche. Quindi ovviamente, ma l'ha già anticipato lei, il singolo caso non può fare riferimento. Noi abbiamo bisogno della sicurezza generalizzata. C'è da dire a questo proposito che anch'io ho avuto diversi casi di persone che per esempio sono diventate vegane, per esempio un ragazzo dopo 8-9 anni di veganesimo ha cominciato a sentirsi sempre più stanco, insomma sta di fatto che un giorno non è più riuscito a rialzarsi, è stato portato al pronto soccorso, gli hanno trovato 3 di emoglobina, un valore incompatibile con la vita se non raggiunto così lentamente nel tempo, legato a una carenza di B12 che si era instaurata negli anni di veganesimo. Così poi un altro ragazzo ha trovato nel corso di un controllo che gli avevo suggerito di fare un'omocisteina, che è un indicatore della carenza di B12, alle stelle, cioè un valore di 50-60, quindi spaventato mi ha telefonato cioè, voglio dire, singoli casi ne abbiamo tutti da raccontare, però il concetto è che se vogliamo raggiungere in tutte le situazioni un apporto adeguato, non possiamo fare riferimento a nessuna fonte vegetale. Nessuna fonte vegetale è affidabile per il raggiungimento di un apporto di B12 e quindi è necessario fare riferimento a degli integratori. Ed è giusto anche quello che diceva dell'assorbimento. Infatti questa diapositiva fa notare proprio questo, cioè l'assorbimento della vitamina B12 richiede un fattore intrinseco. La vitamina B12 si lega a una sostanza che viene prodotta nello stomaco e poi viene riconosciuta dai recettori. Questo fa sì che questo processo di assorbimento sia un processo, come viene definito qui, saturabile. Cioè è come se da una porta possano passare non più di 50 persone alla volta. Cioè cosa vuol dire? Che ad ogni pasto io riesco ad assumere al massimo 2,5 microgrammi di vitamina B12. Non la posso accumulare. Per esempio ci può essere, faccio un esempio per farmi capire meglio, ci può essere un onnivoro che dice: ma io mangio tutti i giorni a base vegetale, però alla domenica mi concedo, non so, una fiorentina da 8 etti, lì dentro c'è tutta la vitamina B12 di cui ho bisogno nella settimana. Certo, però non cambia il discorso se in quel singolo pasto lui assorbe comunque solo 2,5 microgrammi. Se quella quantità di cibo animale diretto la dividesse nei diversi giorni della settimana, allora ogni giorno assorbirebbe 2,5, ma in quell'unica volta tutto il resto, tutta la vitamina B12 oltre i 2,5 viene di fatto sprecata, viene eliminata. Quindi in realtà è vero, c'è questo fatto importante della saturabilità, e questo rende ancora più importante il fatto dell'assunzione giornaliera, continua, regolare, per far sì che noi possiamo avere questo apporto. Se poi uno mi dice: io me la controllo, come dicevamo prima, anche per quanto riguarda la vitamina D, io me la controllo ogni 6 mesi, ogni 4 mesi mi faccio il controllo, va bene, contento tu, contenti tutti, non c'è mica nessun problema. In quel caso ho una visione diretta di quello che succede. Mi pareva che volesse intervenire o no? Voleva intervenire sulla B12? No. A proposito della saturabilità e della difficoltà di assorbimento, vedete che in questa tabella si vede chiaramente che meno è la quantità a sinistra nella colonna di sinistra, meno è la quantità nel cibo, maggiore è la quantità che viene assorbita.
quindi vedete nella prima riga, se io ho nel cibo solo 0,1 microgrammo, ne viene assorbito quasi la totalità, insomma si arriva al 77%, ma più aumenta la quantità nel cibo, come dicevamo prima, e minore è la quantità assorbita. Anzi, quando io nel cibo mi trovo 1000 microgrammi, l'ultima riga, ne assorbo solo l'1,5%. Quindi da questo punto di vista io non posso fare scorte di vitamina B12 nel singolo pasto. E vedete che cambia anche, ci sono anche degli altri aspetti da considerare per questa vitamina, e cioè che la biodisponibilità e l'assorbibilità di questa vitamina cambia con gli alimenti. In questa tabella vedete che ci sono riportati naturalmente degli alimenti di origine animale, diretta o indiretta, perché sono gli unici che contengono la vitamina B12, come dicevamo prima. E vedete che in certi tipi di carne l'assorbimento può arrivare all'89%, nel pesce già si riduce della metà, al 42%, e vi faccio notare l'uovo con una biodisponibilità inferiore al 9%, perché a volte si incontrano dei vegani che dicono: ma io la mia B12 me la assicuro con due uova alla settimana. Ma le uova non contengono, sì, vegetariani, e che me l'assicuro con due uova alla settimana, però l'uovo non contiene tantissima vitamina B12, poi soprattutto vedete quanta ne viene assorbita, cioè meno del 9%, quindi questi dati insomma ci portano a sottolineare che è indispensabile, se la dieta è vegetariana o vegana, ma come dicevo prima, anche se la dieta è onnivora e prevede un utilizzo molto limitato, peraltro conforme a quello che raccomandano le linee guida di cibi animali diretti, è opportuno effettuare una integrazione regolare con vitamina B12 di provenienza batterica. E questi sono i dosaggi. I dosaggi, così come sono stati recentemente rivisti dalla SINO, sono dosaggi già diversi, perché sono usciti dei lavori nel frattempo, già diversi da quelli che venivano raccomandati nel 2012. Nel 2015 queste sono le nuove indicazioni, e che sono molto importanti. Naturalmente, quando voi trovate come dosaggio quello dell'adolescente o degli adulti 50 microgrammi, vi rendete conto, perché questi sono dosaggi in monosomministrazione, che di quei 50 microgrammi in realtà ne vengono assorbiti 2,5-3. In realtà aumentando la quantità si riesce a forzare un pochino il meccanismo di assorbimento, ma non di tanto. Quei 50 microgrammi vengono in gran parte, come diceva lui, sprecati. Però se si segue una monoassunzione, quella è la quantità. Se si dovesse invece dire: ma io la vitamina B12 anziché in monoassunzione la assumo due volte o tre volte al giorno, allora le cose cambiano, perché ogni volta che io la assumo riesco a assumere una quantità, come dicevamo prima, di 2,5-3 microgrammi. Non so se vi ho confuso le idee dicendo tutte queste cose, però il concetto di base è che o io mi controllo la B12 o la B12 va assunta con molta regolarità. Volevo sapere se l'assunzione, quando si fa per l'integrazione della vitamina, deve essere perenne oppure periodica, e poi volevo sapere quali sono gli esami del sangue fondamentali, senza fare una lista infinita di controllo, anche non so, in 2-3 anni, per dire, cioè senza stare sempre lì a controllare. Per quanto riguarda la vitamina B12, l'assunzione è perenne. Esatto, e naturalmente non succede niente se uno va in vacanza e per una settimana, un mese, 15 giorni, però deve essere assolutamente regolare. Naturalmente la regolarità è tanto maggiore quanto più ci troviamo in una età o in uno stato a rischio. È chiaro che se sono una donna in gravidanza oppure una donna che sto allattando, e quindi il bambino dipende per la vitamina B12 da quella che gli do io attraverso il latte,
oppure se sono un bambino nelle prime età della vita, la regolarità sarà maggiore, è ovvio. Se sono un adulto in buona salute che ha preso sempre la vitamina B12 regolarmente, penso io che se anche aspetto un mese o due mesi non succeda proprio niente, anche perché la vitamina B12 si accumula nel fegato e ne abbiamo scorte che potrebbero far fronte alla necessità, alle nostre necessità per mesi sicuramente. Quindi non c'è niente. Per quanto riguarda i controlli sono molto semplici, perché bisognerebbe controllare prima di tutto la vitamina B12, che però negli esami non si chiama vitamina B12, ma si chiama cobalamina, è sotto questa forma, vitamina B12 o cobalamina, negli esami è sempre scritta così, cobalamina. Poi bisogna controllare l'omocisteina, cobalamina, tre cose sono da controllare insieme, e cioè la cobalamina, l'omocisteina e l'acido folico. L'acido folico perché agisce in sinergia con la vitamina B12 e quindi se ci sono poi delle ripercussioni delle ripercussioni di vario tipo, non si può mai essere certi se la causa sia legata alla carenza di vitamina B12 o di acido folico. Quindi cobalamina e acido folico vanno determinati congiuntamente insieme all'omocisteina, che è un metabolita intermedio che si alza nel sangue quando sono carenti l'acido folico e o la vitamina B12. Però l'omocisteina di per sé è un fattore di rischio cardiovascolare, quindi deve stare il più basso possibile. Allora, e l'omocisteina, e se una persona per esempio è carente di vitamina B12, non ha una carenza assoluta, ma ha solo una carenza parziale, perché ne assume poca. Per esempio, prendiamo la persona, diciamo, adulta che prende quelle 2-3 uova alla settimana e che dice: ma io ne ho più che a sufficienza. In realtà non ne ha più che a sufficienza, però non andrà mai in carenza acuta. Però la sua omocisteina si alza, il suo rischio cardiovascolare aumenta e anziché essere protetto dal punto di vista cardiovascolare da una dieta a base vegetale, sarà sfavorito. Ma anche l'onnivoro che mangia la carne una volta o due alla settimana avrà lo stesso problema. L'onnivoro lo può risolvere anche mangiando la carne tutti i giorni, così risolve il problema della vitamina B12. Però dopo innesca naturalmente l'aumento di rischio per una serie impressionanti di malattie cronico-degenerative che forse non vale la pena, forse è meglio prendere un'integrazione di B12, secondo me. Lei potrebbe consigliare oppure non può consigliare? Che cosa? Guardate, io in un foglio che se volete vi mando, se me lo chiedete, ho messo tutta una serie di, con tutte le quantità per goccia, per compressa, eccetera, e quindi da lì potete scegliere quella che cito, perché è l'unica, quindi si può anche citare tranquillamente, cito il fatto che il Dobetin è prescrivibile. Sfortunatamente per un adulto non va tanto bene, perché è in gocce, e per un adulto, siccome ogni goccia ne contiene un microgrammo, per un adulto occorrerebbero 50 gocce al giorno, che sono un po' scomode. Quindi è meglio prendere per un adulto i prodotti in compresse che ci sono già da 50 microgrammi. Grazie. Nel caso del Dobetin sì, ma ci sono altri prodotti che... Esatto. I 4 anni sì, certo. Certo, al giorno. In monosomministrazione, perché se lei mi dice: io la vitamina B12 gliene do 2 volte al giorno, come dicevamo prima, o 3 volte al giorno, le quantità cambiano. Sono usciti dei lavori molto importanti. Uno è dell'EFSA. Se voi andate sul sito dell'EFSA di Padova e cercate vitamina B12, c'è un lavoro di 50 pagine fatto da una commissione di esperti che ha riesaminato tutta la questione della B12. Quel lavoro è stato ripreso dalla SINU, e la SINU che nei LARN del 2012 aveva scritto
nella prima età della vita, mi pare 0,9 microgrammi nel primo anno di vita, poi ha cambiato e nel documento di soli 3 anni dopo ha portato il valore da 0,9 a 5. Sono stati tutti aumentati. Questi valori sono recenti, di qualche mese. Sono le indicazioni per i vegetariani e i vegani e per gli onnivori che fossero disponibili. No, vale assolutamente, certo. Per esempio, c'è anche, adesso qui non è citato, ma come integrazione, anziché prendere i 50 microgrammi al giorno, io posso prendere anche, seguitemi, i 1000 microgrammi 2 volte alla settimana. Pensiamo, aspettate un attimo. Allora, qui c'è scritto che è necessario, sono necessari per un adulto 50 microgrammi al giorno. Se voi moltiplicate 50 microgrammi per 7 giorni, 5 per 7 è 35, voi potreste dire, vabbè, allora prendo 350 microgrammi una volta alla settimana. No, se la prendi una volta alla settimana devi prenderne addirittura 2 volte 1000, cioè arrivi a 2000. Ma perché? Perché il 95% di quello che assumi lo perdi, riesci a forzare un attimino l'assorbimento passivo, ma non di tanto. Mi sono spiegato? Volevo dire fare due osservazioni. La prima osservazione è anche quella relativa all'integrazione con vitamina D. La vitamina D è una vitamina che riguarda tutti, non riguarda vegetariani e vegani, comunque qui stiamo parlando di vegetarianismo e quindi ne parliamo per quello. La vitamina D, almeno nelle nostre zone, non sto parlando della zona costiera perché forse la zona costiera è meno interessata dall'inquinamento, ma nelle nostre zone vi assicuro, io ho i dati, anzi li ho anche sulla chiavetta, la carenza di vitamina D è veramente notevolissima, diffusissima, arriva al 98-99% della popolazione. Quindi vale la pena nel periodo invernale assumere la vitamina D come integratore, perché la vitamina D è importante non solo per le ossa, ma anche per l'immunità, eccetera. E sono 600 unità internazionali al giorno per tutto il periodo, diciamo, autunno-invernale. Sono le famose 3 gocce di D-base, ecco, per chi assume il D-base. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, perché è un aspetto importante di cui abbiamo parlato a proposito delle integrazioni, è l'aspetto degli omega 3. Voi sapete che esistono gli omega 6 e gli omega 3, sono tutti acidi grassi poliinsaturi, sono acidi grassi essenziali che noi non riusciamo a sintetizzare, ne abbiamo bisogno dall'esterno. Ma mentre gli omega 6 li troviamo dappertutto, gli omega 3 no. Gli omega 3 si trovano in pochissime fonti. Un tempo le fonti erano maggiori, ma ci sono stati dei cambiamenti dell'alimentazione. Se volete, però purtroppo non abbiamo tempo di approfondire. Sta di fatto che gli omega 3 li dobbiamo assumere. Allora, come fanno i vegetariani e i vegani ad assumere adeguate quantità di omega 3, un nutriente che noi sappiamo essere presente nel pesce? Adesso lo dico, però anticipo anche e specifico che anche gli onnivori probabilmente dovrebbero fare attenzione, perché nel giorno o nei giorni in cui assumono il pesce, bene, non c'è nessun problema, ma nei giorni in cui non assumono il pesce, l'apporto di omega 3 è comunque, sarebbe comunque necessario. Allora, l'apporto di omega 3 per i vegetariani e vegani viene garantito dalle fonti, dai cibi che contengono grandi quantità di omega 3. Quali sono questi cibi? Sono l'olio di lino da frigo, sono i semi di lino polverizzati, sono i semi di chia polverizzati e sono le noci. Di queste fonti noi ne dovremmo assumere 2 porzioni al giorno di cibi ricchi di omega 3. Quante sono 2 porzioni rispettivamente? Sono 2 cucchiaini di olio di lino da frigo oppure 6 cucchiaini di semi di lino polverizzati,
perché i semi di vino sono meno concentrati, no? Polverizzati al momento dell'uso. Oppure altrettanti 6 cucchiaini, anche un po' di più, di semi di chia polverizzati, oppure 6 più 6, 12 noci. Questi 2 cucchiaini di olio di lino, 6 cucchiaini di semi di lino polverizzati, di chia e 12 noci, 1, 1, 1, 1, apportano la quantità di omega 3 giornaliera adeguata. In alcune età della vita, e in particolare fino ai 3 anni di età, durante la gravidanza e durante l'allattamento, per ragioni puramente precauzionali, si preferisce suggerire anche l'uso del DHA come integratore. Il DHA è un acido grasso polinsaturo a lungo catena che è molto importante per lo sviluppo del sistema nervoso centrale, che le donne in gravidanza spesso prendono, proprio perché è importante per lo sviluppo, ma che dovrebbe essere proposto come integrazione anche dopo la nascita. No, no, è la polvere. Sì. Vanno polverizzati al momento, perché qui stiamo parlando di acidi grassi polinsaturi, e gli acidi grassi polinsaturi sono molto facilmente ossidabili, con minime quantità di energie legate per esempio alla luce, alla temperatura ambientale. Quindi fino a che sono chiusi nel seme è un conto, ma appena io li apro, è per quello che quando si polverizzano i semi va fatto proprio, no, cioè i semi polverizzati non possono essere conservati, soprattutto non possono essere conservati a temperatura ambiente in un vaso di vetro, eccetera. Forse si possono anche conservare se io li metto piccola quantità in un vaso piccolo con poca aria in freezer per pochi giorni, ma certamente non posso fare l'errore di polverizzare e tenere in un vaso a disposizione la polvere da utilizzare nei giorni successivi, perché non ne vale la pena, perché diminuisce la quantità di acidi grassi polinsaturi utili, ma soprattutto diventa addirittura dannoso, perché i polinsaturi diventano a loro volta dei radicali liberi una volta ossidati, quindi fanno veramente male, meglio non prenderli. Anche le noci appena tagliate. Cosa? Appena tagliate le noci. Sì, ma le noci sono sempre... Sì, certo. Allora, dobbiamo chiudere perché siamo oltre il tempo. Ringraziamo Mario Bervaglieri con una postilla. Io, se tu sei d'accordo, allestirei uno spazietto qui fuori, direttamente qui fuori dalla spazio conferenze, per rivolgergli domande, se tu sei d'accordo. Questo perché così magari chi ha domande specifiche o personali addirittura le può diciamo così esaudire lì fuori. Questo perché ovviamente era iniziata un po' più tardi, siamo andati un po' oltre anche noi nell'orario, cerchiamo di ricontenerci. Adesso allestiamo un attimo lo spazio e diamo invece spazio alla conferenza successiva qui all'interno della sala conferenze. Grazie a Mario Bervaglieri.